Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei fare un approfondimento con dei grafici molto interessanti, quindi vi invito a restare fino alla fine per quanto riguarda la possibile bolla del mercato tecnologico 2.0, ovvero siamo di fronte davvero a una replica di ciò che è successo negli anni 2000 oppure questa volta è diverso. Analizzeremo una serie di dati e grafici molto interessanti ragazzi, quindi vi invito a rimanere fino alla fine per non perdervi alcun grafico e per capire a fondo ciò che sta succedendo in questo momento. Ma prima di iniziare, ragazzi, come sempre, vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati, quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e per aiutarmi a far crescere il canale è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti. Ma iniziamo immediatamente e addentriamoci in questo settore per cercare di capire esattamente cosa sta succedendo in questo momento. Innanzitutto, ragazzi, c'è da dire, come sicuramente avrete visto, che nell'ultimo anno siamo stati di fronte a uno dei crolli dei mercati più forti e intensi della storia. Se dovesse ripetersi anche l'anno prossimo, ragazzi, entreremo sicuramente in una di quelle recessioni che saranno ricordate nella storia e che verranno poi studiate successivamente. Ma vediamo ad oggi in che momento ci troviamo e quali sono i segnali che possiamo tirare dai mercati. Innanzitutto, ragazzi, io ho studiato davvero tutte le bolle e le crisi sui mercati azionari che ci sono stati dal 1900 ad oggi e ho cercato di capire, attraverso il corso della storia, quali sono stati gli indicatori più importanti che hanno portato a far credere che in realtà si era davanti ad una delle bolle più importanti della storia. Chiaramente, in ogni bolla di questo tipo, ragazzi, stiamo parlando della crisi del 1929, della bolla degli anni 70, la bolla degli anni 2000, la bolla dei mercati finanziari del 2008 e così via, cioè, in ognuno di questi momenti si è sempre pensato che si era di fronte alla fine del mondo, ma così non è mai stato perché poi i mercati ci hanno messo più o meno anni, ma hanno sempre recuperato. E quindi, attraverso lo studio della storia, è molto importante andare a vedere che cosa è successo in questi cicli di mercato e paragonarlo a ciò che sta succedendo oggi. Infatti, conoscendo cosa significa esattamente l'idea di bolla del mercato azionario, è stato creato un indicatore che è il cosiddetto indicatore delle bolle del mercato azionario, che è un indicatore che è stato studiato anche da Ray Dalio, uno dei più importanti investitori al mondo. E questo indicatore, infatti, può essere utilizzato per aiutarci e darci una prospettiva su ognuno dei mercati, compreso quello attuale. Infatti, in questo video, ragazzi, volevo farvi vedere questo indicatore per esaminare in maniera più oggettiva possibile il mercato in cui ci troviamo adesso, per capire se è un buon momento per investire oppure no. Innanzitutto, bisogna capire come funziona questo indicatore. E per farlo, ragazzi, è utile andarlo a testare sulle azioni statunitensi, che sono le più studiate al mondo e che comunque al momento danno la direzione a tutti i mercati azionari. Quello che intende questo indicatore come bolla, ragazzi, dovete sapere che è un prezzo insostenibile. E il modo in cui viene misurato questo indicatore utilizza le seguenti sei domande. Quindi vedremo quali sono queste sei domande. Innanzitutto, la prima domanda: quanto sono alti i prezzi rispetto ai prezzi tradizionali? E lo potete vedere nel rigo numero 1. Quindi, negli anni 20, ragazzi, nei cosiddetti Roaring Twenties, si era in territorio di bolla, secondo questa domanda. Nella dot-com bubble si era in territorio sempre di bolla. Nel 2007 si era in territorio di non bolla. Ad oggi, quindi, il mercato azionario in generale è in qualche maniera somewhat fruity, vuol dire in qualche maniera surriscaldato. Invece, le aziende tech emergenti sono abbastanza surriscaldate, quindi molto vicine al territorio della bolla. La seconda domanda che viene presa in considerazione per capire questo grafico, ragazzi, è:
I prezzi attualmente scontano condizioni insostenibili. Negli anni 20 del 1900 si era in territorio di bolla, nella dot-com bubble anche in territorio di bolla. Nel 2007 non si era in territorio di bolla. Il totale del mercato quindi non è in territorio di bolla attualmente, mentre la bolla i titoli tecnologici emergenti sono surriscaldati. La terza domanda a cui bisogna rispondere è: quanti nuovi acquirenti sono entrati nel mercato? Chiaramente ci si riferisce a chi non era presente prima nel mercato. Quindi questa domanda, la terza, ragazzi, è qualcosa che fa capire quante persone entrano in FOMO, ovvero nella cosiddetta fear of missing out. Nel 1920 si era in territorio di bolla, nella dot-com bubble altrettanto, nel 2007 il mercato era surriscaldato, rispondendo a questa domanda. Il totale del mercato attuale è surriscaldato, invece i titoli tecnologici emergenti sono assolutamente in bolla ad oggi. Quindi dovete vedere queste ultime due colonne, ragazzi, poi faremo un sunto di queste domande. Vediamo la quarta domanda a cosa risponde. Quanto è generalmente rialzista il sentiment di mercato? Negli anni 20 del 1900 a questa domanda veniva risposto con un territorio di bolla che è pronta a scoppiare. Nella dot-com bubble anche bolla. Nel 2007 era un mercato surriscaldato. Il totale dei mercati ad oggi è sempre surriscaldato. Invece le aziende tecnologiche emergenti ad oggi sono in bolla secondo questa domanda. Quinta domanda, ragazzi. È questa. Gli acquisti sono finanziati da una leva molto elevata? Anche questa, ragazzi, come potete capire, è una domanda molto molto importante, perché va a focalizzarsi sulla leva nei mercati, che è generalmente qualcosa di molto pericoloso. In questo caso, come potete vedere, sia negli anni 20 che nella dot-com bubble, che nel 2007, eravamo in tre territori di bolla per quanto riguarda questa domanda. Quindi in tutte e tre queste situazioni era presente una fortissima leva finanziaria che chiaramente ha distrutto successivamente i mercati. Per quanto riguarda il totale dei mercati ad oggi, è in qualche modo riscaldato il mercato, mentre le aziende tecnologiche emergenti sono sicuramente in territorio di bolla. L'ultima domanda per costruire questo indicatore, ragazzi, è: gli acquirenti hanno effettuato acquisti a termine eccezionalmente estesi per speculare o proteggersi da futuri guadagni di prezzo? E chiaramente questo va ad indicare quanto tendono a proteggersi gli investitori, cioè più si proteggono, ragazzi, e più è probabile che nel prossimo futuro ci sarà un crollo, proprio perché si attivano strumenti finanziari che alla lunga fanno crashare i mercati. Come potete vedere, in questo caso, negli anni 20 del 1900 era il mercato surriscaldato, dot-com bubble 2007 c'era una bolla. Ad oggi il totale dei mercati non è in territorio di bolla per questa domanda, mentre le aziende tecnologiche emergenti sono in qualche modo riscaldate. Quindi, una volta che abbiamo risposto a queste sei domande secondo un preciso criterio che viene utilizzato anche da Ray Dalio, viene misurato un numero che ci indica, con alcuni indicatori, quanto siamo all'interno di un mercato in bolla. Vediamo nel dettaglio quali sono questi indicatori. Innanzitutto, nel mercato azionario c'è da dire che questo lo facciamo per ogni azione che stiamo guardando. Questi indicatori, infatti, che vi faccio vedere, sono combinati in questi grafici che vi mostro di seguito in indici aggregati per titolo e quindi insieme con tutto il mercato. Quindi tutti gli indici per ogni singolo titolo azionario vengono messi insieme e si crea un unico indicatore che vale per tutto il mercato. La tabella infatti seguente, la tabella che abbiamo visto poco fa, ragazzi, mostra le letture di ciascuno di questi indicatori per il mercato azionario statunitense nel suo insieme, e ve li ho fatti vedere poc'anzi. Invece il grafico che vedete qui mostra la lettura aggregata derivata dalla combinazione di questi indicatori in un unico blocco, quindi in un unico grafico, per i mercati azionari addirittura a partire dal 1910. Infatti questo grafico mostra
come le condizioni si accumulano insieme e per quanto riguarda il mercato azionario statunitense fa un raffronto con tutti i tempi passati. In breve, ragazzi, se guardiamo questo grafico, possiamo assolutamente notare che l'indicatore in realtà considera una bolla quando siamo intorno al 77esimo percentile, ovvero quando, come vedete in questa linea nera, si supera il 77% di indicatore e chiaramente parliamo per il mercato azionario in generale. Nella bolla del 2000 e nella bolla del 1929, come potete vedere, questo indicatore aveva raggiunto addirittura il territorio del 100%, quindi il massimo possibile della bolla, e infatti subito dopo si è andati incontro a due delle crisi peggiori della storia. Quello che c'è assolutamente da notare, ragazzi, è che comunque le bolle più forti, quelle che hanno procurato più danni, sono quelle che infatti si sono verificate quando questo indicatore è andato a toccare il 100%. Ad oggi, come potete vedere, siamo molto vicini alla soglia di criticità, ma questo non vuol dire assolutamente che ci sarà un crash di quelli che si ricorderanno per i secoli a venire. Può essere, ragazzi, tranquillamente, in questo caso, se non dovesse continuare a salire, che la bolla rientrerà gradualmente, magari ci saranno 2-3 anni di guadagni un po' meno spinti e poi si potrebbe ripartire, chiaramente secondo questo indicatore. Inoltre, ragazzi, c'è da dire che in questo caso ci sono grandi divergenze per quanto riguarda le singole aziende. A tal proposito, ragazzi, volevo portarvi a far vedere questi altri due grafici che sono davvero davvero molto interessanti. Infatti, alcuni titoli che sono stati considerati all'interno del mercato statunitense, secondo queste misure, sono in bolle estreme. Parliamo di società tecnologiche emergenti, mentre altri titoli non sono in bolla. I grafici che vi mostro di seguito, infatti, mostrano la quota di società statunitensi che queste misure indicano essere in bolle. Infatti, è circa il 5% delle prime 1000 aziende negli Stati Uniti in questo momento. Come potete vedere nel grafico di sinistra, vedete l'aggregazione, la percentuale delle prime 1000 aziende statunitensi che sono in bolla secondo questo indicatore. Vedete che attualmente, come vi dicevo, siamo al 5% di aziende. Guardate a quanto eravamo negli anni 2000, avevamo quasi raggiunto il 12%, e questo è circa quindi la metà ad oggi, o meglio meno della metà rispetto a quello che è successo negli anni 2000. Il numero è inferiore per l'S&P 500, in quanto molte delle società più frizzanti, più vicine alla bolla, non fanno parte dell'indice S&P 500. Come potete vedere, infatti, ad oggi siamo solo al 3% delle aziende dello Standard & Poor's 500 rispetto a un 11% nel grafico di destra, ragazzi, che fu misurato negli anni 2000. E questo è molto molto importante. Inoltre, ragazzi, ciò che si può ancora vedere è questo grafico, che probabilmente è il più importante in assoluto, che mostra le top 500 aziende dell'S&P 500 e le aziende cosiddette bubble companies, ovvero le aziende in bolla. Cerchiamo di capire bene che cosa significa questo grafico. Infatti sono state prese, ragazzi, tutte le aziende che sono in bolla ed è stato creato un cosiddetto paniere bubble stock, ovvero aziende in bolla, per tenerle d'occhio. Il grafico seguente, infatti, mostra la loro performance e la performance del nostro paniere delle prime 500 società degli Stati Uniti, quindi S&P 500 contro aziende in bolla. Queste azioni, infatti, così come sono state create, ricordano i cosiddetti Nifty 50 agli inizi degli anni 70 e la bolla azionaria delle dot-com alla fine degli anni 90. Entrambe queste due bolle, ragazzi, le ho studiate molto attentamente, infatti, e hanno avuto sicuramente
sicuramente alcune caratteristiche simili all'attuale. In questo caso, come potete vedere, quindi alla fine c'è da dire che seguendo questo grafico è assolutamente improponibile un ritorno di questo tipo sulle aziende. Infatti, queste aziende tecnologiche messe insieme, che sono in bolla, nel giro degli ultimi 2 anni hanno praticamente quasi quadruplicato il loro prezzo. E come potete capire, ragazzi, in 2 anni quadruplicare il prezzo per una serie di aziende è un qualcosa che porta all'insostenibilità del mercato. Detto questo, ragazzi, è chiaro che non è assolutamente possibile ipotizzare che ci sarà un crollo immane e colossale al 100%. A tal proposito, infatti, vi ricordo e vi faccio vedere per l'ultima volta questo grafico qui per farvi capire che probabilmente siamo di fronte sì a un mercato surriscaldato, come si può vedere anche da queste colonne con le risposte a queste 6 domande che creano l'indicatore, ma tutto sommato, ragazzi, a mio modesto parere, guardando questo indicatore, secondo me non c'è da preoccuparsi più di tanto e sicuramente ci saranno allo stato attuale le condizioni per potersi riprendere in un tempo non molto lungo. Detto questo, ragazzi, spero che questo approfondimento sia stato di vostro gradimento. Se così è stato, vi chiedo di condividere il video e vi chiedo anche di lasciare un bel commento. Se non l'avete fatto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io, come sempre, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!